Buongiorno, buon lunedì mattina e buona settimana a tutti. In questo Motivational Monday vorrei condividere con voi la mia morning routine ispirata alla mia vecchia Miracle Morning. Ho mantenuto semplicemente questo rito della tisana alla mattina proprio perché è importante per me svegliarmi e riidratarmi. Altra cosa che ho voluto mantenere è lo svegliarmi alla mattina con una mission, quindi con un obiettivo. Dalla scorsa night routine sono cambiate un po' le cose, lavorare la sera era veramente per me dilaniante, non avevo la mente sveglia, non ero molto lucida, non ero ben produttiva, per cui mi sono detta meglio la mattina, quindi se avete visto mi sveglio molto presto alla mattina e quindi colgo l'occasione per dedicare un paio d'ore al mio lavoro. Intanto mi chiedete che tipo di lavoro faccio. In questo momento in particolare sto montando un video e diciamo che anche se YouTube è parte del mio lavoro, è solamente una parte del mio lavoro. Io infatti mi occupo di organizzazione e decluttering tramite corsi live, quindi di persona, ad esempio tramite alcuni comuni, ma anche tramite corsi online, di cui un esempio potrebbe essere il corso sul guardaroba capsula per chi l'ha seguito. Quindi in pratica che cosa faccio? Sicuramente giro e monto video sia per YouTube che per i miei corsi, ma in pratica di mattina a questo orario qua più che altro creo contenuti per i video, creo testi, creo email, creo tutto quello appunto che riguarda il corso, tutto quello che va dietro appunto a questo tipo di lavoro. Magari rispondo alle email di persone che mi hanno contattato e così via, mentre nel corso della giornata, piuttosto appunto quando sole fa il pisolino, mi dedico appunto allo scattare fotografie, al seguire persone in consulenza e così via. Vado poi a prepararmi, perché se non lo facessi a quest'ora poi con sole sarebbe difficile essere vestita e presentabile in un qualsiasi altro momento della giornata, e quindi torno al computer per fare le ultime attività. Sottolineo che io non ho intenzione di andare avanti tantissimo con questo ritmo di lavoro. Ho una scadenza importante e alla quale tengo davvero tanto al progetto che sto portando avanti, e per questo ho deciso di svegliarmi così presto la mattina. Poi sicuramente con l'estate, con l'arrivo dell'estate e successivamente ancora con settembre, l'inizio della scuola, i nostri ritmi cambieranno ulteriormente, ma la cosa importante secondo me proprio la mattina è lo svegliarsi con uno scopo, per cui per quanto possa essere difficile per me svegliarmi così presto tutte le mattine, e lo svegliarmi con uno scopo sicuramente aiuta, e non da poco naturalmente anche calcolare quante ore di sonno mi ci vogliono e andare a letto ad un'ora decente. Buongiorno. Chi c'è qua? Ciao amore, sono Timo. Ah beh, tanto non andrò avanti, buongiorno. Ciao amore. La mia matita? La telecamera? I fiori? Che dici, prepariamo il caffè? Prepariamo il caffè? Sì. Sì, ok. Sì, allora intanto devi accendere la macchinetta. Sì. Schiaccia. Sì, schiaccia. Devi accenderla. Non fai partire il caffè, fidati, tranquilla. Così si accende. E anche... Ah, ma forse l'avevi già messo? Sì, adesso devi chiudere e fai partire. Brava! Finito il caffè, adesso andiamo a prendere il latte. Mettiamo il latte, non toccare. Oh, ci picchia. Aspetta. Fare l'altro caffè, papà, prendi il latte. Bravissima, metti il caffè.
fai partire. Uno solo. È pienissimo. Bisogna scattarlo un po' dopo, quello che è fuori c'è scatto. Quello che è fuori da scattare. Finita la colazione e Francesco va a prepararsi per la sua giornata e io inizio a riordinare la cucina, complice anche la magica Peppa che intrattiene Sole per una mezz'oretta, forse anche meno, giusto proprio il tempo che io dia una sistemata alla cucina. Quindi sparecchio la lavastoviglie, come sempre, di nuovo mi sa che questa è una delle parti della mia morning routine che non cambia mai, perché ci sono delle cose davvero su cui non transigo. È davvero molto più facile poi nel corso della giornata andare a mettere i piatti sporchi in lavastoviglie se la lavastoviglie è stata precedentemente svuotata. Per cui soprattutto adesso che siamo in tre c'è anche più facile riempirla tutte le sere e farla partire. Raccontatemi nei commenti se vi siete accorti che ci sono delle cose, punti fissi che sono parte della vostra morning routine e sulle quali davvero non transigete e che vi facilitano il resto della giornata. Verso le 8 circa Francesco poi parte per il lavoro. Io nel frattempo ho praticamente finito di sistemare la mia cucina, do una passata al tavolo e riordino la sala da pranzo. Mi piace andare a fatto, quindi una volta sistemata la sala da pranzo è fatta e mi restano solamente da lavare a mano le due cose che mi restano da lavare a mano. Una volta sistemata la cucina, quindi saliamo ed è il momento quindi di andare a vestire Sole. Sole è una personcina molto indipendente e le piace cercare di vestirsi da sola il più possibile. Sei abbottonata? Sì, vediamo. Insieme facciamo partire una lavatrice, questa è un'altra delle attività sulle quali non transigo, davvero avere troppe lavatrici da fare magari in un giorno unico, poi mi incasinano la vita e preferisco farne una al giorno piuttosto che 100 in un giorno. Motorino. Brum, brum. Nasino? Boccuccia? Pigiama? No, non togliere le pigiama. No, non togliere le pigiama. E vaccino? Ah, sta dormendo. Vabbè, metti la nanna. Vai a mettere la nanna. Una delle cose che amo del mio lavoro, nonostante appunto mi obblighi a svegliarmi in questo periodo così presto la mattina, è proprio che mi permette di stare a casa e di godermi la mia casa e la mia bimba, perché veramente in questo momento della mia vita è la cosa davvero più importante ed è la mia priorità. È sicuramente un lavoro che amo e che mi dà grandi soddisfazioni, soprattutto quando mi relaziono con le persone e mi confermano quanto io le abbia aiutate nella loro vita, è una cosa che mi emoziona davvero tantissimo, però il potermi davvero godere la mia bimba è la cosa più importante per me in assoluto.
Io vi saluto quindi qui, vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, in caso mettete un pollice in su e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se vi è piaciuto in particolare questo video magari condividetelo, in questo modo aiuterete il mio canale a crescere. Grazie ancora e alla prossima, ciao! Fai il letto? Fai il letto? Metti giù. Papà! Papà è andato al lavoro. Metti giù. Bravissima. Mamma. Dimmi. Metti giù. Guarda. Così. Questo è il cuscino. Questo è il piumino. Chiama nanna la tua bimba. Ciao bimba. Ma devi andare sotto le coperte. Mettiamo sotto le coperte. Va bene così? Lasciamo un braccino fuori? Canti la nina nanna? Sì? Mamma!